la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione di un patrimonio d'arte, di tradizione, di valori verso i quali da sempre le popolari sono state sensibili. È un legame di vocazione, quindi, quello che lega le banche popolari alla cultura di una comunità, un legame che scaturisce da una visione originaria nella quale queste imprese nascono come espressione di comunità e a servizio delle stesse. Un servizio che si esplica ad ogni livello, economico, civile, culturale, alla difesa e alla valorizzazione in tutte le sue forme del territorio. Se infatti il primo e più evidente risultato dell'operare delle banche popolari è stato l'incessante miglioramento delle condizioni produttive e della ricchezza economica delle aree servite, adesso si è costantemente accompagnata l'attento e costante sostegno e stimolo alla vita culturale. La cultura è intesa nella sua più ampia accezione, che spazia dal patrimonio artistico in senso stretto alle tradizioni per arrivare a includere le sempre più attuali tematiche connesse all'ambiente e al territorio in cui viviamo. La cultura che lega in sé tutti questi aspetti è in ogni giorno di più parametro di giudizio per l'evoluzione della comunità. Come sapevano già in tempi nei quali l'obiettivo primario era certamente il sopperire alle necessità di sussistenza, i padri fondatori delle banche popolari, che ne vollero scolpire negli statuti la propensione, l'obbligo di farsi parte attiva per il progresso del territorio, della cultura, delle comunità di appartenenza. Alla metà dell'Ottocento costoro parlavano già di simbiosi tra banca, comunità locale e territorio e descrivevano le nascenti banche popolari come laboratori di scienze sociali piuttosto che come imprese creditizie. In anni recenti il vasto filone di analisi sulla responsabilità sociale di impresa non ha fatto che riscoprire i principi e i precetti che da tempo animano l'operato delle banche popolari. L'attenzione per il territorio estesa a tutti gli stakeholders è di fatto la ragione stessa e la ragione d'essere delle popolari, le quali non a caso si distinguono all'interno del comparto bancario per la qualità e la chiarezza della rendicontazione sociale, della quale peraltro sono state pioniere nel nostro Paese. Il linguaggio del sociale, all'interno di esse, la cura e la dedizione di ogni iniziativa culturale meritevole sono da oltre 140 anni un imprescindibile carattere della carta d'identità delle banche popolari. La ricchezza e la varietà di opere ed attività sono un parziale riflesso, sono frutti difficili da misurare, per quanto reali e significativi nella loro importanza, dell'operato quotidiano del credito popolare che ha sempre saputo affiancare ai ragguardevoli risultati economici anche il raggiungimento di traguardi di particolare rilievo nel campo della cultura, dell'arte, della salvaguardia e dello sviluppo del territorio. Prova recente di questa instancabile attenzione al territorio, all'ambiente, alla sua cultura è l'impegno della Popolare di Cividale con il recupero dell'ex area industriale Italcementi, che ha ottenuto, come ha giustamente evidenziato il Presidente Pelizzo, il primo premio del concorso nazionale Iniziative a tutela e protezione dell'ambiente, indetto dall'Associazione Italiana Financial Innovation, che hanno valso alla Popolare Friulana il riconoscimento di Banca Territoriale dell'anno 2012. Le immagini dell'edificio, della nuova sede, sono state richieste dal Museo d'Arte Moderna di Shanghai e sono state presentate alla Domus Academy di Milano. Anche la prestigiosa rivista di architettura Domus
pubblicata in oltre 50 paesi, nel numero di giugno dello scorso anno ha dedicato ampio spazio all'innovativo progetto del nuovo edificio della Banca di Cividale. La crescita è stata per le popolari una modalità e un'occasione per diffondere un modello operativo positivo, non solo dal punto di vista economico e gestionale, ma anche sotto il profilo sociale e culturale. Ciò va sottolineato ancora di più oggi, al sesto anno dall'inizio di una crisi che vede il nostro Paese colpito da una recessione grave che si va distinguendo per ampiezza e durata eccezionale. Ebbene, nonostante le attuali incertezze, il comparto del credito popolare non rinuncia al proprio ruolo storico accanto alle economie di elezione, con un progetto articolato nel quale la crescita culturale gioca un ruolo non secondario. La nuova sede della Banca Popolare di Cividale è una testimonianza eloquente di quanto una banca popolare possa fare per la valorizzazione del proprio territorio. E io voglio augurare a questa banca, forte dei suoi 128 anni di storia, di continuare la sua opera di banca di prossimità al servizio delle famiglie, delle imprese, dello sviluppo economico e sociale. Grazie. Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, impartisce la benedizione al nuovo edificio e ai presenti. Mettiamoci allora un momento in preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Permettete solo una brevissima parola che dico perché ho accettato molto volentieri l'invito di portare la benedizione del Signore a questa nuova sede. La benedizione, come sappiamo tutti, la diamo con l'acqua benedetta. L'acqua benedetta che ricorda il battesimo. E il battesimo significa rinascita, vita nuova. Allora ho detto, vado volentieri a dare la benedizione con l'acqua benedetta, la nuova sede, che sia il segno di un rilancio, di una grande e profonda rinascita in questo momento in cui c'è la nuova sede, ma in cui anche ho sentito prima, con un po' di sorpresa, ecco che il presidente Pelizzo passa il testimone dopo tanto tempo. Ecco, che veramente chi gli succede sia un proseguire. E quindi prego il Signore che ci sia questo rilancio, grazie anche a questi passaggi importanti. E però per vivere quei grandi valori che abbiamo sentito negli interventi del presidente Pelizzo e negli altri, pensavo prima tra di me ci vogliono due grandi virtù che le chiedo allo Spirito Santo. Uno, ci vuole una grande onestà, l'altro ci vuole una grande intelligenza. Perché intelligenza senza onestà fa danni e l'onestà senza intelligenza fa poca strada. E allora chiedo queste due grandi virtù oggi a chi continuerà a guidare la nostra grande banca, perché faccia il suo servizio popolare e sociale, ne hanno diritto tutti i soci e tutti i tantissimi cittadini e famiglie che usufruiscono di questo servizio. Questo è un diritto loro e l'intelligenza e l'onestà di chi lavorerà ancora in questa banca offra questo servizio. Per questo prego il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Amen. O Dio, il cui Figlio ha condiviso la condizione dell'uomo che lavora,
associando alla sua opera di salvezza, confortaci oggi con la tua benedizione, perché quanti lavoreranno in questa nuova sede della banca lo facciano con dignità e riconoscono la dignità dei cittadini che incontreranno e sappiano valorizzare le risorse date da Dio per collaborare alla promozione della famiglia umana per Cristo nostro Signore. Scenda su questa sede e su tutti noi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito. Amen. E con questo buon cammino e auguri di cuore alla nostra banca. Grazie. Prima della cerimonia del taglio del nastro, il presidente Pellizzo consegnerà gli omaggi, ossia la riproduzione in argento della facciata della nuova sede di questo edificio. Seguirà quindi il taglio del nastro. E dopo l'ingresso delle autorità ricordiamo al pubblico che sarà possibile entrare a gruppi di 30 con le nostre assistenti. Grazie. Va bene, prima di passare a questo gesto simbolico, un grazie a tutti coloro che sono intervenuti, ma soprattutto alle autorità che sono intervenute qui oggi. Eccellenza, lei ha detto che chi verrà dopo di me dovrà avere onestà e intelligenza. Ecco, io per quanto mi riguarda le posso assicurare che l'onestà l'ho messa tutta, anche se qualcuno dice qualcosa di diverso. Per quanto riguarda l'intelligenza ho sfruttato quello che domina Dio mi ha dato, più di così non potevo. Grazie, ringrazio naturalmente tutti i presenti, il Presidente della Provincia, Zanetti. Ecco, io però guardando Zanetti devo dire veramente grazie, no? Grazie perché a lui, ma a Caponcelli, a Fiordi, a Caccamo, a Stacca e via dicendo, grazie, perché nonostante io fossi il presidente di una piccola banca popolare, nei vostri consessi, sia a livello di ABI, di associazione, sia in ambito istituto centrale delle banche popolari, sono sempre stato accolto con grande simpatia. Non mi sono mai sentito in difficoltà e di questo veramente vi ringrazio, ma vi ringrazio veramente di cuore. Grazie a lei signor Sindaco, e volevo anche salutare dove è scappato Sauli, ecco Sauli è qui vicino, anche vedo il consigliere regionale Novelli, che io vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Detto questo, ecco, io vorrei consegnare questo piccolo ricordo che raffigura la nuova sede della Banca di Cividale, e mi permetto di darlo prima di tutto a Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Grazie. Grazie Eccellenza.
abbiamo fatto questo. È stabile questo. Sì, esatto, non so mai, che dopo magari... Ricordiamo che dopo l'ingresso delle autorità sarà possibile al gentile pubblico intervenuto la visita del nuovo edificio. Vogliate cortesemente formare dei gruppi di 30 persone circa e seguire le nostre assistenti. Grazie. Ciao.